raccontarvi può sembrare troppo assurda per corrispondere a verità, vi assicuro che è successo davvero. I protagonisti sono una società di calcio, la Pistoiese, ed un calciatore brasiliano, Luiz Silvio Danuello. Ma andiamo per ordine. È il 1980 e i toscani quell'anno centrano la storica promozione in Serie A. Il presidente del tempo, Marcello Merani, l'aveva promesso e tra l'entusiasmo e la sorpresa dei tifosi, quell'estate si punta a rinforzare la rosa. I toscani sapevano perfettamente che sarebbero stati la Cenerentola dell'A, ma Merani voleva provarsi e fece volare in Brasile Giuseppe Belvasi, allenatore in seconda della Pistoiese, per visionare qualche talento in grado di fare miracoli. Ma qualche buon tempone pensò bene di organizzare una partita fasulla per mettere in luce le presunte qualità di Luiz Silvio, promessa del calcio brasiliano, centravanti 21enne dalle spiccate capacità realizzative. Il Carioca in quella partita fece doppietta e Belvasi consigliò di acquistarlo immediatamente per la cifra di 170 milioni di lire. Subito in Italia non si fece che parlare del nuovo talento brasiliano in arrivo che avrebbe trascinato verso la gloria la neopromossa. Anche se Falcao e Vinicio, due celebri verdeoro, confidarono alla stampa di non aver mai sentito parlare di tale Luiz Silvio Danuello. Quando il nuovo attaccante della Pistoiese arrivò in aeroporto e i dirigenti toscani gli chiesero se fosse di ruolo una punta, il povero malcapitato si confuse e rispose subito di sì, perché ponta in brasiliano significa ala. Affare nato nel pieno della confusione e del malinteso, Luiz Silvio si rivelò ben presto il pacco più clamoroso della storia della Serie A. Dopo poche deludenti prestazioni, il Carioca finì fuori rosa e pensò presto di tornarsene in Brasile, dove sarebbe finito ad occuparsi di rivendita di ricambi di macchine industriali. In molti credono che il film L'allenatore nel pallone sia liberamente ispirato alla tragicomica storia tra la Pistoiese e Luiz Silvio. Difatti l'incipit della storia vive un curioso parallelismo tra Luiz Silvio e Aristoteles che, tuttavia, nel film regala ben altre gioie ad Oronzo Canà. Qualora invece non fosse andata così, allora significherebbe che la realtà ha superato abbondantemente l'immaginazione. Aristoteles, vai, vai, tanto peggio di così.